Buongiorno a tutti! Allora, voglio fare questo video velocissimo dove vi voglio presentare questo mazzo che è stato l'ultimo acquisto in casa sé. Non sto comprando tanti mazzi, sono sincera. L'ultimo mazzo che ho comprato, mazzo oracolo, è stato questo qui che mi avete visto anche in azione nelle letture, nelle stese, questo qua, che è molto molto carino. Ma lo avevo preso tipo agosto scorso perché c'erano i saldi e l'avevo pagato solo 6 euro. Però per il resto non sto comprando particolari mazzi. Non perché non mi piacciono, anzi, ma perché ne ho tantissimi. Quindi cerco di utilizzare a rotazione quello che già ho. E poi perché, diciamo, ce lo ne escono talmente tanti che sinceramente dovrei avere il portafoglio a fisarmonica per comprarli tutti. Una casa enorme. E poi non lo so, non. Un po' mi sta succedendo un po' quello che mi è successo per il make-up. Io ero fanatica di make-up, poi a un certo momento mi sono detta: sì, ma io non posso comprare tutte le nuove uscite, tutto quello perché non è proprio umanamente possibile. Con i tarocchi mi sta succedendo la stessa cosa. Un po' anche perché quello che sento che mi manca, me lo creo io. Questo è l'ultimo mio mazzo creato in casa sé che adoro profondamente, dedicato all'autunno, Halloween e quant'altro. Quindi da quando soprattutto ho creato questo mazzo qua, io ne ho creati 5 finora di mazzi e devo dire che ognuno rappresenta una nicchia, un qualcosa che mi mancava, quindi devo dire che un po' anche quello, creandomi i miei mazzi, non sento l'esigenza di comprarne. Infatti ho fatto il fioretto di non comprare più mazzi oracolo, sinceramente, perché sono a posto. Però per i tarocchi ci sono cascata nel senso che questo si chiama Mystical, vabbè, questo è il negozio Mystical Universe Tarot Store, ma credo che i tarocchi si chiamino Mystical Tarot qualcosa. Adesso poi lo vediamo. Perché li ho comprati questi? Perché sono stata vittima di quella che la community estera di YouTube chiama FOMO. Fear of missing out, quindi la paura di perdersi l'affare, ok? Questo è un mazzo indipendente, appunto pubblicato da questo Mystical Universe Tarot Store. Io l'ho comprato su Etsy. In realtà ho visto un video di Maria, Lady Knight of Avalon. Lei fa video in inglese, ma a me piacciono tantissimo i suoi video. Che faceva vedere questa cosa proprio perché anche lei non compra mazzi da mo', ma c'era cascata anche lei. Perché? Perché questo mazzo, pur essendo un mazzo indipendente, da 38 euro costava 17 euro, era in offerta. Allora sono andata subito sul link e cos'è successo? Che intanto apro la scatola, se no parlo, parlo, non combiniamo niente. Parlo, parlo, non combiniamo niente. È successo che appunto questa offerta dove il mazzo costava 17 euro valeva ancora per 17 minuti, dopodiché sarebbe andata, insomma, non sarebbe più stata valida. Quindi io cosa ho fatto? Presa dall'euforia, l'ho ordinato, quindi questo è stato. Ora il mazzo non costa praticamente mai sul sito 38 euro, cioè è sempre in offerta. L'altro giorno costava 19,50, l'ho trovato anche a 23. Considerato, ripeto, che è un mazzo indipendente, quindi non un mazzo mass market, cioè non è una produzione mass market, è un prezzo molto molto favorevole. Quindi anche che l'ho trovata a 19 euro, 23 euro, è comunque un prezzo favorevole. Anzi, io devo dire, chiederò all'owner, al gestore, come fa a guadagnarci, perché io per stampare questo mazzo ho speso quasi 30 euro, cioè, quindi non so bene, cioè, probabilmente ha uno stampatore che costa molto meno di quello che uso io. Detto ciò, allora la scatola ha una riga qui, ma è colpa mia perché mi è caduta di lato qua, ha preso una botta qua e quindi si è creata questa riga. Per il resto era assolutamente perfetta quando io l'ho tolta dall'imballaggio. La scatola si apre appunto così, è impacchettato benissimo, come potete vedere. C'è questa. Ci sono queste candeline piccoline, sottili, vedete queste qua. Per fare appunto, se uno vuole fare un rituale, probabilmente anche di pulizia del mazzo, cosa che farò. Qui abbiamo una Mystical Universe Guidebook, quindi un minimo di guida a queste carte. Devo dire che il proprietario mi ha mandato anche il manuale in PDF, quindi ottimo. E poi abbiamo il mazzo in sé, che viene spedito, questa la togliamo, tanto come potete vedere è vuota,
viene spedito in questa bellissima e lussuosissima sacca di velluto. Anche qua io non so come possano rientrare nei costi, anche il dettaglio del pentagramma, perché ripeto, io per avere questo mazzo qua solo impacchettato in plastica ho speso una fortuna, quindi boh, non so, chiederò. E il mazzo è questo qui, viene con una fascetta di carta, così di cartone. Mi piace il fatto che non ci sia plastica, lo dice questo sul sito Etsy, lo dice che stanno molto attenti all'ambiente e quant'altro, ed effettivamente non c'era plastica in tutto il pacchetto. Io lo terrò in questa sacca che è meravigliosa, la sacca potete sceglierla o rossa o blu, io l'ho scelta blu. Questo è il back del mazzo, perché ci sono cascata con tutte le scarpe? Perché se non lo sapete io sono un'artista e ovviamente questo mazzo rappresenta un particolare stile artistico che è il pointillism, quindi è tutto fatto, tutti i disegni sono fatti a puntini, non oso pensare la pazienza di chi li ha realizzati. Ora, il cardstock non è un granché, sono sincera, però insomma non sono proprio plastificate come le mie, se vogliamo fare un paragone, sono un po' cartonate, ecco, però va bene. Quindi questo è il mazzo, non è neanche particolarmente spesso, fate conto che questo è il... Normalmente il cardstock della Llewellyn, della casa editrice Llewellyn, è tra i più sottili, se vogliamo, e se vedete questo è ancora più sottile, per farvi capire. Il size, cioè la misura, è un tero standard, quindi un tarocco standard, però andiamo a vedere le carte. Allora, abbiamo il matto. Il mago, ecco, questa carta è meravigliosa. La papessa, imperatrice. Vado un po' veloce perché sennò, ragazzi, veramente siamo qua fino a domani. E niente, quindi alla fine mi sono fatta prendere dalla mano. Ora, questo mazzo, sono sincera, non vedo l'ora di metterlo, di purificarlo, di fare tutti i miei riti, dopodiché di metterlo in azione per vedere proprio di cosa ci vuole parlare. Questo magari glielo possiamo anche chiedere di cosa ci vuole parlare questo mazzo. Visto che devo fare una stesa sull'amore, me l'avete chiesta in tantissimi, se poco poco questo mazzo ha voglia di parlare d'amore, lo mettiamo all'opera subito. Quindi giustizia. C'è una bellissima giornata di sole oggi, però ovviamente c'è un po' di ombra. Cioè, le mie mani fanno ombra. Morte. Temperanza. Guardate che bella questa temperanza, bellissima. Disegni sono, vabbè, s'avanza a dire, molto molto belli, altrimenti sapete che esteta come sono, non avrei comprato questo mazzo. La torre. La stella. La luna. Ecco, la luna, ma aspettavo un po' di più, sono sincera. Però comunque molto molto bella. Per esempio il sole lo apprezzo molto di più con la chiappa sogni o lo scaccia incubi, scaccia spiriti, come lo si vuol chiamare. Giudizio. Ecco, anche il mondo è bellissima questa carta. Con l'albero della vita che detiene la terra. Poi abbiamo gli arcani minori, quindi asse di pentacoli. Due di pentacoli, io qua ero già un po' contrariata perché ho detto, mi sa che è un mazzo dove gli arcani minori non sono depittati, non hanno proprio le figure, invece devo dire che poi ci sono le figure, vanno interpretate ovviamente, tre di pentacoli, però non è proprio senza disegni, ecco, quattro di pentacoli, cinque di pentacoli, vedete. Tra l'altro questo 5 di pentacoli è completamente diverso dal classico 5 di pentacoli, però va a sua interpretazione, 6 di pentacoli, e io apprezzo quando anche il mio intuito, no, viene un po' stimolato. Ecco, questa è una delle carte che ho visto che mi era piaciuta tantissimo. Io adoro orologi, ingranaggi e quant'altro, quindi ovviamente questo 8 di pentacoli mi aveva conquistata. 9 di pentacoli, 10 di pentacoli,
Questa è la figurazione classica della famiglia. Paggio di pentacoli, o fante che dir si voglia, cavaliere, regina e re. Poi andiamo alle coppe, quindi asso di coppe, due di coppe, tre di coppe. Piace questa cariatide che regge la coppa. 4 di coppe, 5 di coppe, anche qua sono un po' da interpretare, sono forse 4 e 5 di coppe sono, rientrano un po' nella depittazione semplicistica, se vogliamo. 6 di coppe, 7. Piace qua la ruota della fortuna, cioè tipo per rappresentare la scelta, 8 di coppe. 9 di coppe, forse le coppe sono quelli meno illustrati, ecco, il seme meno illustrato. 10 di coppe, poi abbiamo paggio di coppe, poi vabbè, le figure sono sempre illustrate. Cavaliere di coppe, regina di coppe, bella, bellissima sta regina di coppe, un po' pin-up, però non mi dispiace. E re di coppe. Bon, andiamo alle spade, asso di spade, due di spade, tre di spade con il nostro solito cuore, questa non è una rappresentazione che io amo particolarmente, quattro di spade, cinque di spade, sei di spade, questa mi piace un sacco invece, sette di spade. 8 di spade, 9 di spade, bella questa rappresentazione, mi piace, degli incubi. 10 di spade, le spade nella schiena, paggio di spade, mi piace bello dinamico, cavaliere di spade, regina di spade, mi piace tantissimo che abbia il corvo vicino, e re di spade. Un po' sproporzionato questo re di spade, però vabbè, ce lo teniamo così. Bastoni, la bacchetta magica, l'asso di bastoni è una delle mie carte preferite. Due di bastoni, tre di bastoni, quattro di bastoni. Vado veloce perché ragazzi, cinque di bastoni, sei di bastoni, sette. 8, mi piace questa specie di DNA. 9, 10, paggio. Un uccellino mi sta facendo compagnia. Cavaliere, regina, che invece di avere il gatto c'ha direttamente una tigre, va bene, e re. E bon, e questo è il mazzo, appunto. Sì, no, si chiama proprio Mystical Universe Tarot. E ripeto, sinceramente, per essere un mazzo indipendente, io ho pagato 17 euro più 8 euro di spese di spedizione perché viene dalla Lettonia, se non erro. Sinceramente devo dire che è un ottimo affare. Poi su Etsy, dove normalmente i prezzi veramente tra tasse e quant'altro lievitano, invece io ho pagato 23 euro, quello era, per essere un mazzo, ripeto, indipendente. Se fosse stato mass market no, non li avrei spesi questi soldi, ma per un mazzo indipendente, per questo artista che si è fatto tutti questi puntini, sinceramente. Quindi vediamo di cosa ci vuole parlare questo mazzo. Poi chiudiamo il video perché di cosa ci vuoi parlare? Di cosa ci vorrai parlare? Ui, terrei questa che è saltata, vediamo. 9 di coppe, ok, ci vuole parlare di belle emozioni questo mazzo. Quindi sì, si può usare per l'amore, visto che le coppe rappresentano la nostra sfera emotiva e emozionale, molto bene. Direi che, ok, 9 di coppe, belle emozioni, quindi è un mazzo secondo me
che spera anche di portarci buone nuove, cose positive. La mettiamo un attimo qua. Carro, cavaliere di pentacoli e regina di spade. Wow. Sì, belle emozioni, quelle che arrivano dopo aver sudato tanto e dopo aver penato tanto. Quindi sì, ci piace questa cosa. Va bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, che questo mazzo vi abbia detto qualcosa. Se andate su Etsy, appunto, e lo... adesso se mi ricordo vi metto il link sotto. Comunque, se cercate Mystical Universe Tarot, lo trovate sicuramente su Etsy. E niente, grazie per essere stati qua con me. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!